Bentornato mio ombre su Pokémon Mystery Dungeon, squadra di soccorso di X. Allora, siamo all'interno di Rudere Sepolto. Non è la stessa partita dell'ultima volta perché l'ho registrata ma non avevo trovato Mew. Anzi, avevo riprovato altre tre volte, quindi questa è la quarta volta. E se consideriamo anche la prima volta che sono stato dentro Rudere Sepolto, è la quinta e non ho mai visto Mew. Per cui capite bene che è abbastanza raro da trovare. In ogni caso, vi spiego come massimizzare la chance di reclutamento se mai lo incontrerete, se mai riuscirete a sconfiggerlo. Partiamo dalle specialità dei Pokémon. Allora, qua ho il mio Charizard che ha Allegra Brigata. Cosa fa? Più sono i Pokémon in squadra, maggiori sono le probabilità di fare amicizia con i Pokémon affrontati. Quindi io adesso ho un team, non mi ricordo se ho fullato. Sì, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto. Ne ho 8, quindi è il massimo. E Allegra Brigata appunto ci aumenta la chance di reclutamento, maggiori sono i Pokémon che abbiamo in squadra. Poi l'altra specialità è Le Amici, che purtroppo non ho, e semplicemente anche quella aumenta la chance di reclutamento quando sconfiggete il Pokémon. Poi a livello di... già che siamo qui vi faccio vedere un'altra cosa che ci aiuta con il reclutamento, ovvero l'abilità Falso Finale. Falso Finale... Se riuscite a mandare KO il Pokémon con l'abilità, la mossa Falso Finale, saranno, le possibilità di reclutare saranno maggiori, quindi dovremo cercare di mandare KO Mew con Falso Finale. Se ce la fate, potenziate questa mossa perché di base è abbastanza scarsa, già anche adesso non è che sia fortissima, però un pochettino l'ho alzata, diciamo. Poi a livello di strumenti, vi faccio vedere quali ho portato io qua dentro. Partiamo da quelli che ci servono per il reclutamento eventuale di Mew, ovvero l'invitosfera che aumenta la probabilità di reclutare i Pokémon che abbiamo sconfitto, però funziona solamente sul piano, quindi dovete assolutamente usarla quando incontrerete Mew. Così come la sfera specialità, stessa cosa, aumenta la chance di reclutamento per i Pokémon che hanno una specialità. Mew sicuramente ce l'avrà e quindi ci servirà. Poi ragazzi, l'ultimo strumento per quanto riguarda il reclutamento è il fiocco amico. Il fiocco amico, se dato al leader, aumenta la probabilità che i Pokémon affrontati si uniscano alla squadra. In più serve anche per gli shiny, qua dentro c'è Ditto, se riuscite a trovarlo. Io ne ho incontrati diversi e uno sono riuscito anche a prenderlo. Meno male, cioè dopo aver fatto 5 volte Rudere Sepolto per 99 piani, almeno un Ditto shiny sono riuscito a prenderlo. Di conseguenza questi sono tutti gli strumenti più utili per il reclutamento. Questi strumenti e queste specialità valgono anche per i Pokémon Shiny. Quindi se volete fare Shiny Hunting vale lo stesso, valgono le stesse cose, le stesse dritte. Dopodiché a livello proprio di strumenti che vi consiglio di portare qua dentro come utili, diciamo, c'è la lettera invito, perché se vi capita la casa a uno dei piani multipli di 10, 40, 50, 60 eccetera, Mew può apparire anche lì dentro, perché Mew è considerato a tutti gli effetti come un Pokémon normale, quindi può apparire anche dalle trappole, oppure nelle stanze piene di Pokémon, ovunque, e quindi anche all'interno della casa. Portatevene una dietro. Poi, altre che vi possono servire, potreste portarvi dietro una sosta sfera, perché quando incontrerete Mew, la potete utilizzare, così potete fare tutte le altre cose che ci servono, quindi utilizzare l'invitosfera, la sfera specialità, passare il fiocco amico al leader, insomma, avete tempo di fare tutto. Poi, solite cose, Revital Semi, Seme Carica se volete, se avete qualche Pokémon da Mega Evolvere, un'Eva di sfera perché quando avete reclutato Mew potete utilizzarla e così uscire subito dal dungeon evitando di proseguire fino all'ultimo piano. Dopodiché, altre cose... Sì, ci sono questi tre oggetti qui, questi due oggetti qui, gli altri... Sì, c'è il fiocco amico, vabbè. Questi due sono molto utili. Le lenti X, che se date al leader, rivelano la posizione di tutti gli strumenti e i Pokémon nel piano. Quindi, ci farà molto comodo quando arriveremo a un piano che ci interessa, ovvero ai 40 e tutti i multipli di 10. Questo perché ci permette di non... eventualmente saltare Mew nel caso ci dovesse essere. Con questo vediamo tutti i Pokémon sul piano. Poi abbiamo le lenti spesse che rilevano la posizione delle trappole. È utile perché in un dungeon potenzialmente lunghissimo le trappole possono essere alquanto fastidiose. Io in tutti i piani
non multipli di 10, giro sempre con il leader che ha le lenti spesse, così non rischio di finire sopra una trappola. E poi ripeto il fiocco amico, che però lo utilizzeremo solamente quando incontreremo eventualmente Mew. Detto questo, ragazzi, siamo a posto. Questo è il modo migliore secondo me per affrontare il dungeon. I Pokémon li potete scegliere, portatevene uno che ha falso finale, per il resto direi che ci siamo. Allora, questa è la quinta volta che lo rifaccio, quindi voi capite bene che noi, anche se alziamo al massimo la chance di reclutamento, finché non lo incontriamo è un po' inutile. Però questo dipende molto dal caso. Mew, tra l'altro, può uscire come Pokémon già presente all'interno del piano quando ci entrate, oppure anche potrebbe anche respawnare. Perché se voi adesso ripulite tutto il piano, i Pokémon comunque continueranno a respawnare. Ecco. Quindi, teoricamente potreste stare al 40° piano e i multipli di 10. Fino a che, in sostanza, mi ha spiegato un utente, io questa cosa non la sapevo, dopo un tot di tempo nel piano arriva una specie di folate, delle folate di vento. Quando arrivano a 4 è game over. Quindi presumo o che ti mandi capo tutti i Pokémon o che comunque ti faccia uscire dal dungeon. Per cui noi staremo fino al 40° piano, finché non arrivano a 3 folate di vento. Dalla terza dovremo andare avanti, perché altrimenti rischiamo il game over. Per cui vedrò, ragazzi, se velocizzarvi qualcosina, perché altrimenti è troppo lungo, cioè devo solo continuare a girare al 40° piano magari finché non appare eventualmente Mew, e mi sembra abbastanza noiosa come cosa. Però vedremo, magari il 40° ve lo lascio intero e poi da quelli successivi ve li taglio un po', adesso vedo comunque. Allora, andiamo in giro con il nostro Marowak, così vedo tutte le trappole e sono nettamente avvantaggiato. Ah, una cosa di cui mi stavo scordando, che è fondamentale: dovete avere, per reclutare Mew, il campo base Isola Estrema, quindi compratelo prima di entrare qua dentro, altrimenti anche se lo trovate poi non potete portarvelo dietro. E quindi mi raccomando, Allora, e praticamente era la cosa più importante, perché senza quello, vabbè, comunque. Fate bene anche attenzione, ragazzi, alle specialità dei Pokémon che reclutate. Tenete quelli che vi possono aiutare di più, sia in termini di reclutamento che di aiuto in generale, magari con alcune specialità che diminuiscono, che aumentano la sazietà, insomma, quelle cose lì, ecco, che non ti fanno, che ti fanno consumare, no, mi è venuta male, che ti fanno andare giù la barra della sazietà più lentamente. Ecco, ce l'ho fatta. Siamo al 40°, per cui qui Mew potrebbe spawnare. Io faccio sempre così. Niente mosse, da subito. È rischioso perché se... ecco. Se altri Pokémon arrivano, quelli dietro rischiano di morire, quindi... va bene, possiamo anche tenerlo per il momento. Il problema è che non si vede Mew. Cioè, non si riconosce, Mew è esattamente un puntino rosso come tutti gli altri. Quindi, a questo punto, io switcherei al Pokémon che ha la possibilità di vedere tutti i Pokémon sul piano, ovvero Charizard, perché gli ho dato lo strumento. Ce ne sono due qua, che scappano. Grazie, Machoke. Trovarlo già al 40° sarebbe veramente un sogno. Vedremo. Ci sono tanti strumenti anche incastonati nel muro, quindi volendo potrebbe farvi comodo anche il Pokémon che ha la specialità, mi sembra si chiami Bulldozer, quella che comunque rompe tutti i muri. Allora,
pare che Mew comunque non ci sia. Io adesso continuo a girare perché i Pokémon stanno respawnando e tra questi potrebbe anche esserci Mew. Alcuni dicono che deve esserci da subito, altri invece l'hanno trovato anche tra i Pokémon respawnati, per cui io ci guardo per evitare qualsiasi dubbio, per togliere qualsiasi dubbio. Allora, Revital Seme. Ah beh, si potrei scambiarlo con, mi sa che un Revital Seme mini. Esatto. O se no anche con una bacca pesca. Ok. Mew! No, non ci credo, ragazzi. Mew così. Allora, prima cosa da fare. Niente mosse, perché altrimenti i miei teammates rischiano di buttarmelo giù. Poi andiamo su strumenti. Sosta sfera, usa. Là. Mew non può più spostarsi. A questo punto switcho a Marowak che ha falso finale. Gli do il fiocco amico. Ok. Tattiche le ho già sistemate. Poi utilizziamo tutti i nostri strumenti. Sfera specialità. Ok. E l'invito sfera. Perfetto. Siamo quasi... non siamo forse proprio... sì, no, nel team dovremmo essere fullati. Comunque. Ok. Allora, potreste anche provare a tirarlo giù con le abilità, cioè fargli un po' di danni prima di utilizzare il falso finale, ma io non voglio rischiare, perché nel caso gli utilizzassi Bora e mi entra in doppio colpo, rischio di tirarlo giù perché non è fortissimo. Quindi vado direttamente di falso finale. Ok. Ce l'ho fatta, ragazzi. Sono... mi sto contenendo, ma sono strafelice. È la quinta volta questa che ci entro. La quinta volta, mi sono sempre fatto 99 piani, ragazzi. E finalmente, dopo poco più di 10 minuti, sono riuscito a prenderlo. Cioè, 10 minuti di video, vabbè. I primi 36 piani sono facilissimi da fare. Oh mio Dio. Sì, via. Ok. Secondo voi io finirò adesso il dungeon? Ma neanche per sogno. L'unico lato positivo di aver fatto tutte queste volte Rudere Sepolto è che ho accumulato tantissime pietre evolutive, ma veramente un vagone. Perché al 99esimo piano ve le danno, se non sbaglio, 6, 8, 8, 8. Ok, e adesso usiamo Eva di Sfera. A posto. Siamo veramente, veramente stati super fortunati questa volta. Grazie. Veramente grazie. Ah, non ci credo, al 40esimo, ragazzi. Non ci posso credere. No. No. Ero già pronto a farmi di nuovo 99 piani, ve lo giuro. No. Penso di sì, così a naso. No. Ah beh, lui non si può scegliere se reclutarlo o meno. Si recluta per forza, ma... chi è l'idiota che fa no? Cioè, ok. Bene. Oh, che bello, ragazzi. No, vi giuro che non me l'aspettavo. Nel video di ieri avevo registrato tipo 1 ora e mezza. E quindi è venuta una cosa veramente assurda qui. Andiamolo a trovare, dai. Isola estrema. Dov'è? Eccola. Ecco Mew. Mew. Ovviamente, vabbè, il moveset a schifo. Però
lo potenzieremo a dovere. Adesso ho poche cose da dargli. Perfetto, ragazzi. Che bello, non potete capire la gioia di averlo trovato al 40esimo. Va bene, ragazzi, questo episodio termina qua. Finalmente. Ah, voglio vedere l'ultimissima cosa. Perché Rudere Sepolto me lo dava come missione principale. Adesso non c'è più. Bene, ok. Prossimo sarà Grotta Tenebrosa, dove ci porteremo dietro Gengar. E non mi ricordo cos'è che dobbiamo fare. Ah, mi sa che dobbiamo andare a incontrare Gardevoir. Ok. Va bene, ragazzi, questo episodio termina qua, è andato meglio del previsto. Mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti gli incontri tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.